Amici tra i Bimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che attenzione sarà molto variabile e instabile perché aria fresca in arrivo dall'Europa orientale raggiunge Italia generando anche acquazzoni e temporali. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese e vediamo queste nuvole che dalle regioni settentrionali si muovono rapidamente verso l'Italia centrale e forse il centro Italia sarà proprio la zona del paese in cui vedremo precipitazioni più diffuse. Ma alla fine del giorno le nuvole e le piogge, come vedremo tra poco, raggiungono anche il sud. Controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia. Si parte nelle prime ore del giorno con ancora acquazzoni temporali al nord che però poi si spostano rapidamente verso Italia centrale e in serata cominciano a interessare anche parte del sud. Quindi in definitiva giornata che vedrà ancora degli acquazzoni al mattino al nord, soprattutto all'estremo nord-ovest, ma poi piano piano al nord la situazione tende a migliorare. Invece piogge e acquazzoni temporali nell'Italia centrale, fenomeni localmente anche intensi, attenzione, e verso sera queste piogge cominciano a raggiungere anche il sud peninsulare. Man mano che passano queste precipitazioni, temperature in diminuzione e anche venti in rinforzo. Per sapere poi nel dettaglio cosa capiterà nel ponte del 2 giugno, che a tratti rimarrà variabile, la cosa più intelligente da fare è consultare l'app di Trebi Meteo.